Benvenuti all'appuntamento con questa super sfida dal Saitama Stadium. La partita di oggi è tra Bosnia e Erzegovina e Austria. Io sono Fabio Caressa e a farmi e farvi compagnia ci sarà anche Luca Marchegiani. Un saluto Fabio a te e agli amici che ci ascoltano. E ora tutti in piedi per l'inno delle nazionali che si affrontano in questa gara. Ascoltiamo l'inno della squadra avversaria. Ecco come si schiereranno oggi in campo le due squadre. Diamo il via alla partita. Luca, secondo te quale sarà il giocatore che potrebbe decidere questa partita? Io dico Alaba, un atleta impressionante, velocissimo e resistente. Un giocatore straordinario. Può giocare indifferentemente come difensore centrale, centrocampista centrale, terzino, in qualsiasi posizione l'allenatore lo mette, lui è uno dei migliori in campo. E guarda, stavo pensando proprio a lui, è fondamentale per questa squadra. Prova un traversone dalla tre quarti. E la difesa se la cava con grande mestiere. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Se ne va. Palla al centro. Nessuno dei compagni poteva arrivarci. Alaba. Fuchs. Prova il filtrante. Gioca una palla lunga. Alaba. Fuchs. Allarga sulla fascia. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Alaba. Dzeko. Sulla fascia, è libero. Prova la conclusione aerea. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. La Bosnia Erzegovina ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Riceve il passaggio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Dragovic. Pallone morbido verso la fascia. Può provare. E qui falliscono una grande occasione. È andata esattamente come prima. La Bosnia Erzegovina si propone spesso in avanti in cerca del gol. Vediamo se riusciranno a capitalizzare le occasioni che creano. Sono partiti con molta determinazione. Stanno cercando di sbloccare la partita più in fretta possibile. Certo, per riuscirci dovranno fare meglio in fase conclusiva.
Stanno cercando di imporre il loro gioco. Sono partiti molto bene. Bisogna solo vedere se sapranno reggere questi ritmi fino alla fine. Gli avversari dal canto loro devono crescere. Devono migliorare soprattutto sotto l'aspetto del possesso della palla. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Cerca l'uomo là davanti. Spajic. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Alaba. Prova la verticalizzazione. Prova a passare la difesa scavalcandola col pallone profondo. E non ci può arrivare. Fuchs. Occhio che prova da fuori. Dzeko. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Pjanic prova a crossare da tre quarti. Prova la giocata nello spazio e trova bene il compagno. Ecco che fa il tiro. Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Sceglie di battere corto. Buono il cross tagliato. Palla larga in profondità. Numero. Può cercare il taglio in mezzo. Riceve in ottima posizione. Ci prova. È decisamente fuori bersaglio la sua conclusione. Incredibile, non ha approfittato di questo regalo. Lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Decidono di giocarla all'indietro. Fuchs. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Hanno ottenuto un fallo laterale. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Pjanic ci mette il piede. Provano a ripartire da dietro. Lulic. Ancora 0-0, anche se l'impegno non manca da parte di tutte e due le squadre. Ancora 0-0, tre occasioni per parte, nessuno però è riuscito a sbloccare il risultato. Ed ecco il cross, devia di testa. Occasione clamorosa, ha tirato in maniera inguardabile. Tocco morbido. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. Dzeko.
La mette sulla sinistra. Pjanic. Dunque, rimessa laterale. Prosegue nella sua corsa. Dzeko! Ottimo colpo di testa, fuori davvero di niente. È stato molto bravo a colpire la palla così. Peccato per il risultato. Prova a verticalizzare. Alaba. Pjanic prova a giocare. Fallo, nessun dubbio. Trova il compagno in buona posizione. E c'è il gol della Bosnia-Herzegovina. E segnano il primo gol dell'incontro. Che gol, mica male, davvero mica male. E il risultato si sblocca, 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Dzeko. E la difesa sventa il pericolo. Occhio, può andare. Alaba prova il filtrante. Spajić. Dzeko. La mette in avanti. Alaba la gioca a sinistra. Vuole la profondità. E passa. Prova la conclusione. Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. C'è la palla lunga in avanti. Ha la possibilità di andare verso la porta. Lancio lungo del portiere. È stato un brivido per la squadra, ma si è fatto trovare pronto con l'anticipo. Deve fare tutto da solo. Pjanic. Cerca di superare la difesa con questo pallone lungo. Fuchs. Ancora un ottimo intervento difensivo. Da lì può concludere. Fuori di poco, sfortunati qui. Conclusione fuori di un soffio, peccato per lui, il tentativo era ottimo. Dragovic. Passaggio in avanti. Riceve un pallone interessante. Attenzione, va al cross. Primo tempo che finisce qui. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. E ancora una volta si dimostrano solidi in tutte le zone del campo.
cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Kolasniak, copertura attenta, hanno letto bene la situazione, non li hanno fatti passare. Lu subisce fallo, guadagna calcio di punizione. La sensazione è quella dell'infortunio, mi sembra che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Lulic prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio, prova a fare tutto da solo. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Prova a saltare il centrocampo. Lulic effettua un cross dalla tre quarti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Sarà calcio d'angolo. Pericolo sventato almeno per ora. Prova il tiro al volo. Idea buona, precisione no. Bordate del genere possono essere pericolose anche da quella distanza. Non stavolta però. Decidono di giocarla all'indietro. Fuchs con il lancio in avanti, occasione per il contropiede, si libera la grande, cerca spazio. Bel tiro, sono andati vicini al gol. Tagliato al centro dell'area. In questi casi difendere con tanti uomini in mezzo è una buona idea, Luca? Sì o no? Sì, orientativamente sì. Il rischio è che portando tanti uomini in area inevitabilmente scopri altre zone del campo. Tipo, per esempio, ti può capitare di restare scoperto sulla tre quarti? Esatto, esatto. Se ti abbassi troppo lasci molti spazi davanti che gli avversari possono sfruttare, ad esempio colpendo dalla distanza. Dzeko sta ricevendo parecchie attenzioni, chiamiamole così, dagli avversari. No, non è una sorpresa, quando finisci sul tabellino dei marcatori vieni identificato come pericolo pubblico numero uno. Cross in mezzo. Non si può dire certo che questo fosse un cross da manuale, anzi, tutt'altro. Prova a metterla subito in aria. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Se ne va. Continua ad andare, palla al piede. Prova il cross in area. Lulic la mette in mezzo, ci mette la testa, non è riuscito a metterla dentro. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale, è grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità.
ed è andato vicino a una nuova segnatura. È decisamente un gran talento, riesce a determinare da solo l'esito di una partita. Kolasniak la gioca in profondità. Pjanic. Lulic. E ora deve concludere. Dzeko! Grande palla di Dzeko. Vantaggio che comincia a essere molto comodo ora. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Sembra esserci un cambio, vedo già un giocatore pronto a entrare lì a bordo campo. E si riparte da un netto 2-0. Un gol determinante, con due reti di scarto possono anche permettersi di gestire la partita. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Può andare! La spinge in avanti. Alaba. Fuchs. Prova la giocata nello spazio. Se l'è bevuto e passa, cerca il compagno in area. Difficile arrivare su un traversone del genere. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Cerca di sfruttare lo spazio sulla fascia. Prova con il tocco basso. Il difensore recupera il pallone. Che tentativo! Tiro del tutto fuori bersaglio. Ci stanno provando, un po' da tutte le posizioni. Evidentemente non vogliono ancora darsi per vinti. Spajic. Kolasniak prova a spingere sulla corsia di sinistra. Tocco preciso. Butta in mezzo. Prova il traversone. Palla intercettata. Ottimo il suo senso della posizione. Prova il filtrante. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Dalla distanza. Ottima parata del portiere. Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Ci è mancato poco per trovare ancora il gol. È un giocatore che si rivela pericoloso ogni volta che tocca il pallone. Prova a verticalizzare. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Pjanic. Provano a partire in velocità. Palla allontanata senza troppi complimenti. Kolasniak la mette in mezzo da lontano. Ecco il tiro. E potevano portarsi sul 3-0. Beh, lui ci ha provato. Era una grande occasione per loro. Dragovic. Pjanic! E questa era veramente una grande occasione. Sarà comunque rimessa in gioco con le mani.
Alaba. Sono alla ricerca di uno spunto per far male agli avversari. Prova la giocata nello spazio. E il portiere dice di no. È scattato con un tempismo perfetto. Cerca di mettere un pallone interessante in aria. La mette sulla sinistra. Interviene tempestivamente. Fuchs. Bella apertura. Si libera alla grande. Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. E trova il compagno. Prova un traversone dalla tre quarti. Dzeko. Prova a fare tutto da solo. Palla in profondità sulla fascia. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Vuole la profondità. Pallone basso in aria. Può colpire. Va rapido sulla respinta. Che grande parata. Sicuramente non una parata semplice. Lungo passaggio in avanti. È riuscito a passare. Idea buona, precisione no. Dragovic cerca di mettere un pallone interessante in aria. Cerca spazio. Cerca un'azione veloce. La mette sulla sinistra. Prova a metterla subito in aria. Lulic riconquista la palla. Fuchs. La mette al centro. Ci prova al volo. Non riesce a convertire il cross in rete. Difesa distratta. Li hanno lasciati andare al cross senza nemmeno pressarli. Non è andato lontano dalla rete. È evidente che i compagni si affidino sempre di più a lui. Questo è il classico uomo squadra. Alaba. E c'è il boato del pubblico. Si chiude la sfida.